Parliamo di musica, infatti è tornato a trovarci il Roberto Corazzi, perché ormai è il suo spazio Corazzi, come tutti i martedì. Buongiorno Roberto, bentornato. Ci porti due giovani artisti. Sì, perché lo spazio Corazzi per un po' di settimane era diventato quello della musica antica. Esatto, e quindi vogliamo bilanciare. Noi non rinneghiamo nulla del passato, ma per non avere... Esatto, pensiamo due giovani... 18enni proiettati nel futuro. Due e giovani allora oggi, sì. Presentiamoli innanzitutto. Gianmarco Petrucci e Emanuele Duchi, e loro sono il Bitcoin Duo, e gli chiediamo subito il perché, esatto. Che è il nome di una moneta, no, virtuale, tra l'altro. Abbiamo parlato di giovani, di futuro, non potevate chiamare Bitcoin, giusto? Allora presentatevi. Allora, il nome Bitcoin nasce da una nostra idea legata soprattutto all'immagine del nostro album, che rimanda, è una rivisitazione dell'Isola dei Morti di Böcklin, che è un pittore romantico, ed è un'isola immaginaria, la quale non ha una vera, non si trova in un punto preciso del globo, come la moneta appunto Bitcoin, che però è scritta Beat, come il beat musicale. Infatti abbiamo deciso di usare questo nome, diciamo, moderno o comunque legato ai giorni nostri, insieme a un'opera d'arte invece romantica molto più antica rispetto al nome stesso. Da quando avete formato questo sodalizio, questa coppia? Allora, noi ci conoscevamo già grazie all'edizione del 2016 del Back to School. Con Franzi Cioccio. Ricordiamo cos'è? È un progetto che si fa ogni anno a Cremona, in cui dei giovani vengono selezionati e si ha l'occasione di suonare insieme a un artista italiano importante. In quell'edizione c'era Franzi Cioccio della PFM. Signor artista. Esatto. E ci eravamo già conosciuti lì, e dopo un anno, a settembre, quindi dell'anno scorso, avevamo deciso di trovarci insieme e provare a suonare così a tempo perso. Poi mi ha detto no, qua, siccome abbiamo visto che c'era una certa intesa musicale tra i due, sia nell'improvvisazione che in altre cose, mi ha deciso di concretizzare qualcosa, di formare un gruppo, un progetto. Allora, stiamo vedendo proprio un'esibizione live che avete fatto qui a Cremona. Improvvisata comunque. Improvvisata, sentiamolo un attimo. La particolarità del nostro album è che fa un spieghiamo excursus. Bene di come... Allora, innanzitutto l'album sono 50 minuti di musica inedita, strumentale, e la particolarità più grande è il tipo di registrazione che abbiamo utilizzato, ovvero una registrazione binaurale. Binaurale si intende una registrazione tridimensionale. Non ho capito nulla. Allora, semplifichiamo. Praticamente è una registrazione che cerca di creare un suono molto simile al nostro, alla percezione uditiva delle nostre orecchie. Col Dolby, surround. È praticamente sì. Per andare proprio sul pratico, sì, sì, per far spiegare. Infatti il microfono è una testa proprio. La Neumann KU100 abbiamo utilizzato, e la particolarità è che appunto i microfoni si trovano al posto delle orecchie di questo manichino. Qual è la vostra traccia che preferite qui nel vostro... Quella lì, mi sa. Sì, cioè è Flat Note, che è la prima. Che è la prima traccia, che quella che abbiamo ascoltato. Come linguaggio, quella, quindi, no? Quindi la traccia numero due, sostanzialmente. La prima, sì. Qui però la seconda. Esatto. Chiedo alla regia di mandare in onda come sottofondo proprio la traccia numero due del CD, che così finché parliamo abbiamo questo accompagnamento musicale. È bello però comunque che da un'esperienza come la loro sia nato anche un gruppo, poi Roberto. Sì, è bello intanto che loro facciano sperimentazione, e poi sono molto digitali, come avrete sentito, noi che siamo nativi analogici. Noi siamo analogici purtroppo, Roberto. Però qua partono da dei linguaggi che oramai sono dei classici come il rock, e soprattutto hanno parlato di un microfono che è un microfono mitico, perché lo utilizzavano i Beatles, no? Sì, sono stati praticamente i primi. Esatto, proprio
per essere stato utilizzato dai Beatles e poi dai più grandi artisti, per cui vi ispirate comunque in qualche maniera ai classici del rock anche per poi proiettarvi verso altri linguaggi, credo, sì, no? Sì, 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 assolutamente sì, perché i nostri ascolti sono molto concentrati su quel tipo di musica, su anni 70, anni 80, sì. Lui addirittura studia in conservatorio musica classica, quindi sì. un po' più indietro ancora. Caso, esatto. E invece quindi, l'originalità del vostro progetto dove vi sta portando o dove volete arrivare con il vostro progetto? Beh, il nostro progetto al momento è un attimo in stand-by, perché appunto nel futuro, quello più vicino, si parla di settembre, più o meno di questo anno, andremo a studiare all'estero, in paesi lontani tra di loro. Io andrò in Germania attraverso l'Erasmus, e mentre Emanuele andrà a studiare in Inghilterra. Tutto va bene. E quindi in questo periodo ovviamente non possiamo programmare qualcosa a lungo termine, appunto per queste scadenze che ci porteranno lontani l'uno dall'altro. Secondo me che potrebbe essere un'arma vincente, perché comunque due viaggi comunque come i vostri, l'Inghilterra e la Germania, comunque comprendono comunque la realtà, di scoprire delle realtà musicali molto differenti tra di loro. Sì. Quindi nel futuro, quando vi ritroverete insieme, esatto, potrà essere secondo me un arricchimento molto, molto, molto interessante. Sì. Giusto? Esatto. Allora chiedo alla regia di mandare invece in onda adesso l'intro, proprio, e così lo vediamo assieme e poi ce lo spiegate, esatto, va bene? Okay. Prego. Queste erano tutte delle scene che abbiamo registrato durante le registrazioni del nostro primo disco. Le abbiamo registrate a casa di Gianmarco, in questa stanza che era una sala dove sì, uno studio praticamente, e aveva un'ottima acustica, e quindi abbiamo deciso, siccome già avevamo fatto delle prove lì e ci eravamo trovati bene, abbiamo deciso di registrarlo direttamente lì nel nostro quartier generale praticamente. E queste erano tutte delle riprese che abbiamo deciso, dai, facciamo un video introduttivo, perché alla fine il nostro progetto si è realizzato in quei 4 giorni, sì, in cui, esatto, abbiamo registrato, cioè praticamente questi 4 giorni full immersion, dalle 9 di mattina alle 2 di notte. Le 2 di notte. Bello. Infatti c'è anche questo video introduttivo del nostro canale YouTube, dove si può trovare anche un'intervista fatta proprio appena finite le registrazioni al fonico. Praticamente rispondeva un po' così. Sì, alle 4 del mattino c'era quasi albeggiava, e lui gentilissimo ha risposto alcune domande spiegando che cos'è il binaurale e come mai ha voluto utilizzare questo tipo di tecnica di registrazione, e sì, è abbastanza interessante come cosa. La cosa, Roberto, che mi affascina molto è pensare come cambia, cosa ha portato la tecnologia, sia per quanto riguarda l'audio, sia per quanto riguarda anche noi comunque a livello di riprese televisive. Cioè, era impensabile fino a qualche anno fa pensare di fare una registrazione in casa professionale, tra l'altro. Sì, infatti lui passa tra l'altro dalla batteria allo schermo del Mac, per cui gli strumenti oramai sono quelli. E forse era opportuno intervistare anche i vicini di casa alle 4 del mattino. Non ci sono i vicini di casa. Ah, ecco, perché ho deciso di fare questa cosa, esatto, qua. Sì. Infatti ci avevo pensato. No, nessun vicino di casa. Esatto. Cioè. Abbiamo detto progetti futuri un po' in stand-by, ma nell'attuale, visto che comunque partirete tra qualche mese, avete in programma delle esibizioni, avete in mente qualcosa, promozione comunque del vostro lavoro? Sì, la promozione del nostro lavoro c'è sempre, comunque cerchiamo di pubblicizzarla il più possibile, entrambi anche nei nostri canali personali, per esempio Instagram pubblicizziamo, esatto, questa cosa, io per esempio metto dei video in cui suono, lo stesso lui. Purtroppo sì. Siamo un po' in stand-by dal punto di vista di date dal vivo, uscite o cose di questo tipo, ma
né pubblicizzarlo, ci siamo sempre. Esatto, però il supporto c'è. CD, che è molto antico, si trova anche nei negozi. Sì, esatto, in tutto il nord Italia praticamente. E a Cremona, diciamo, dove? Sì, a Cremona, al negozio. Al Disjockey, via Bordigallo. Sì. Ragazzi, in bocca al lupo. Complimenti per questo vostro lavoro. Vogliamo ricordare allora in tutti i negozi di dischi, si dice ancora così, Roberto? Sì. Ci sono ancora quindi negozi di dischi. Sì, c'è anche in tutti i negozi di dischi. Potete trovare il CD. Avete fatto anche il vinile o solo il CD? Solo il CD. No, per ora il CD. Voglio fare anche il vinile, ragazzi. Fa anche figo fare il vinile come si faceva una volta. Tutti i negozi di dischi trovate il CD, però naturalmente potete trovarli anche su tutte le piattaforme digitali e naturalmente cercateli anche nei loro canali di YouTube. Nico!